Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme le friselle e le friselline alla birra. E voi le avete mai fatte alla birra? Le volete preparare insieme a me? Eschmanen! Inseriamo in una ciotola pari quantità di farina 0 e semola rimacinata. Aggiungiamo il lievito, il miele o lo zucchero o il malto e iniziamo ad impastare aggiungendo l'acqua poca alla volta. A questo punto aggiungiamo la birra, sempre poca alla volta e continuando ad impastare. Aggiungiamo il sale e un goccio d'acqua tenuta da parte per aiutare a sciogliere il sale. Quindi uniamo l'olio sempre poco alla volta. Olio extravergine di oliva, mi raccomando. Aggiungiamo tutto l'olio e impastiamo fino ad assorbimento. Ci trasferiamo sul piano di lavoro e lavoriamo l'impasto energicamente. Così, e lo sbattiamo anche per donare elasticità. Quindi impastiamo e sbattiamo. Magari ci sfoghiamo un po'. Quindi lavorate bene l'impasto, pirlate, lo coprite e lo lasciate riposare per 10 minuti. Trascorso il tempo di riposo, fate una piega veloce. Così impastate velocemente, pirlate, riponete nella ciotola e lasciate lievitare fino al raddoppio. I tempi di lievitazione dipenderanno sempre dalla temperatura ambiente e dalla stagione. Il mio è raddoppiato in 2 ore. Quindi raddoppiato di volume, trasferiamo l'impasto lievitato sul piano di lavoro e procediamo a realizzare le friselle. Quindi preleviamo parte dell'impasto e formiamo un cordoncino della grandezza che preferite. Io ne farò alcune più grandi come queste che state vedendo e alcune più piccole. Quindi realizziamo il cordoncino e formiamo una ciambella o un tarallo. Richiudendo le estremità, riponiamo ogni frisella su una teglia ricoperta di carta forno. Quindi procediamo con le friselline. Queste sono più piccole. Richiudiamo sempre a formare un tarallo. Richiudete bene le estremità, mi raccomando, così. Riponete anche le friselline su una teglia ricoperta di carta forno. Coprite e lasciate lievitare per mezz'ora. Qui le sto allargando un po' perché non vada perso il buco. Ricoprite e lasciate lievitare fino a quando non risulteranno gonfie. Così. Quindi cuocete in forno statico a 190 gradi per circa 15 minuti, a seconda della grandezza delle friselle, fino a quando non risulteranno dorate. Lasciate intiepidire e dividete a metà nel senso orizzontale ogni frisella. Così. Sistemate le friselle su una teglia ricoperta di carta forno e fate tostare in forno a 160 gradi per circa 30 minuti. Controllate sempre a vista. Queste sono le friselline e anche loro andranno in forno a tostare sempre a 160 gradi, in questo caso per 20 minuti. Queste sono le friselle cotte. Eccole qui. Bellissime. E queste sono le friselline. Non sono bellissime? Vi faccio vedere quanto sono friabili. Guardate. Sono veramente buonissime. Le preparerete insieme a me? Aspetto le vostre foto come sempre. Ciao! Ed ecco qui le nostre friselle condite. Queste alla birra sono così friabili che non sarà necessario sponzarle nell'acqua e quindi non sarà necessario inumidirle. In questo caso le ho condite in maniera classica con pomodoro, olio e origano, con tonno e pomodorini, con i peperoni sott'olio e il tonno, con pomodoro e mozzarella e solo con peperoni sott'olio. Ma naturalmente potete aggiungere quello che preferite. Ciao!